Flash, Blu 2000 e Panatron Napoli e tutti gli altri partner dell'evento. Il fisioterapista Enzo Cagliazzo, la Croce Rossa Italiana per il presidio medico. E adesso un applauso per il giudice divina e il raccattavalle del tennis. Tutti al centro per piacere. Al centro tutti, grazie. Niente, dire che sono contento è poco. Perché comunque arrivo da un momento difficile. Vincere qui, iniziare da qui è quello che speravo prima che iniziasse il torneo. Con il vincitore del torneo Napoli Tennis Cup, Potito Starace. Allora, è la quinta finale, la quarta vittoria. Napoli ti porta nuovamente bene. Sì, diciamo che è il mio torneo, riesco sempre a esprimermi al meglio. E poi adesso arriva una vittoria per me importantissima, visto che ho avuto un grosso infortunio l'anno scorso e sono stato fermo un bel po' e ho fatto fatica inizio anno a trovare il mio gioco. Adesso ho fatto un gran torneo, sembro tornato a giocare ai miei livelli, la condizione fisica c'è, quindi spero di continuare così per il resto della stagione. In una straordinaria cornice di pubblico ti sono bastati 51 minuti di gioco e finalmente hai alzato la coppa. Sì, diciamo che comunque il mio avversario era molto stanco, ieri ha fatto una maratona e comunque devo dire che è un gran giocatore, giovane, molto forte sulla terra, può fare tanta strada. E per quanto riguarda me, certo è stata più semplice del previsto, però ripeto, sto ritrovando il mio tennis e questa è la cosa più importante. Con l'altro finalista del torneo Napoli Tennis Cup, Alessandro Giannessi. Allora Alessandro, solo 51 minuti è durata la performance. Sì, purtroppo mi dispiace molto per le persone che sono venute oggi qui, ma non sono riuscito a recuperare dal match di ieri, ho causato un problema muscolare e non ce l'ho fatta, mi dispiace. Ieri davvero una giornata intensa, 3 ore, e ovviamente hai risentito stamattina. Sì, ieri una giornata durissima, un caldo incredibile, abbiamo corso per 3 ore ininterrottamente, quindi purtroppo è andata così. Potito, vieni qui da noi. Potito, consegna una targa ricordo del torneo al supervisor Carmelo. Con il presidente Luca Serra, Potito Starace si riconferma nuovamente vincitore al torneo. Ma sì, è una garanzia di successo, il pubblico napoletano vuole qualcosa per cui tifare, quindi Potito Starace da anni è nel cuore dei napoletani, per cui siamo felicissimi. Poi già nelle semifinali avevamo 3 italiani su 4, quindi è stata garanzia di successo per trascinare l'entusiasmo del pubblico napoletano, siamo contentissimi. Napoli ancora protagonista per il grande tennis. Napoli ancora protagonista per il grande tennis, il tennis Napoli è un'ennesima dimostrazione di perfetta integrazione, di perfetta sintonia con la sua città. Galà Eventi per il servizio catering. Ringraziamo Crionet per la gestione del sito ufficiale Live Score e Live Stream. Con il direttore del torneo Angelo Chiaiese. Allora una vetrina importante per Napoli e per il tennis. Sì, questa è una vetrina importantissima ogni anno che noi cerchiamo di portare avanti questo discorso di questo torneo. Quest'anno secondo me abbiamo avuto un grossissimo successo, visto che Starace è tornata la vittoria che nessuno di noi si aspettava, neanche lui. Quindi per noi è stato veramente un momento molto importante, è stato un torneo veramente all'insegna di tutti i giovani, c'erano dei giovanissimi, anche in finale è arrivato un giovanissimo italiano che è del 90, che è Giannessi, che comunque è una promessa del tennis italiano. La cosa importante in questo torneo è che comunque noi il Tennis Napoli insieme ai Makers e tutta l'organizzazione porta i giovani al torneo. Ho visto durante la settimana tantissimi giovani, abbiamo fatto manifestazioni per i giovani, per i più piccoli, ne abbiamo fatte moltissime. E volevo ringraziare un attimo, colgo l'occasione per ringraziare tutto
lo staff del Tennis Club Napoli, dal primo all'ultimo, ne elencarli sarebbero tantissimi, sono quasi 200 che lavorano con noi, perché veramente ci tengono moltissimo. Un fatto che ci abbiamo dentro col Tennis Napoli di portare avanti questo discorso, quindi penso che sia stata un'ottima edizione.